intensi sono i silenzi in cui ci si imbatte dentro queste mura, interrotti solo da qualche lontana campana di una delle decine di chiese di Caccamo. Ogni pietra, ogni stanza o terrazza di questo castello racconta delle storie che incrociano vite di generazioni di nobili famiglie che in quasi 1000 anni si sono avvicendate nell'abitarlo. Il tempo scorre tra queste mura, silenziose testimoni di momenti informali e quotidiani, ma anche di decisioni politiche o di vicende ingarbugliate e di fatti inspiegabili. Stiamo per entrare nel maniero medievale feudale più grande della Sicilia. Benvenuti al Castello di Caccamo. Siamo dentro le mura del castello, un castello che appare veramente come una fortezza molto massiccia, inespugnabile. Nonostante i numerosi riadattamenti architettonici durante i secoli, la funzione principale di questo castello rimane comunque sempre molto chiara anche oggi, che è il controllo del territorio e in particolar modo sulla valle del fiume San Leonardo, uno dei fiumi più importanti della Sicilia occidentale. Oggi la valle è occupata dal lago artificiale Rosa Marina, formatosi grazie a una diga costruita negli anni 70 del secolo scorso. L'ampio bacino artificiale raccoglie le acque che sgorgano dal cuore della provincia di Palermo, in un percorso idrico naturale che per oltre 50 chilometri coinvolge almeno 12 territori comunali, tra paesaggi e monumenti che raccontano l'essenza della storia e della cultura di questa terra. Questo fiume San Leonardo, che fra l'altro è credo torrentizio, no? Quindi quando era in secco si vedeva al fondo, quando invece era in piena si vedeva questa striscia d'argento che si sviluppava sinuosamente nella valle e aveva un suo fascino, soprattutto là dove oggi c'è la diga. Era un paesaggio dantesco, veramente, sembrava tratto dalle illustrazioni di Gustave Doré dell'Ottocento, quando illustrava la Divina Commedia. Caccamo si trova a un'altezza di oltre 500 metri sul livello del mare. Le sue chiare origini medievali, fuse con importanti fasi storico-architettoniche postume, danno luogo a contesti estremamente suggestivi, che narrano della grande importanza di questa città, a partire almeno dal XII secolo. Il castello si impone allo sguardo, perché fosse chiaramente visibile a tutti e in grado di dominare l'ampio territorio di cui fu sede baronale. Il castello diventa nei secoli, per addizione di corpi di fabbrica continui, diventa il più grande castello feudale di Sicilia. La scelta del sito fu quanto mai conseguente a criteri difensivi, perché il primo nucleo con la torre mastra sta proprio sulla quota più alta di questo sperone roccioso che nasce dalla valle del San Leonardo e naturalmente non ha subito le dimensioni che ha oggi, è ovvio. È un piccolo castello alla sua nascita di cui si ha notizia, come cronache storiche, fra la fine dell'XI e l'inizio del XII. Ma io ho il sospetto che questo sito fosse già in qualche modo occupato dai monaci
di rito greco, cioè quelli che si chiamavano in italiano calogeri, cioè calossi e rossi, cioè bel vecchio venivano chiamati, questi eremiti che erano soprattutto di rito bizantino. L'inespugnabilità di questo castello fu uno dei motivi per cui il suo proprietario, Matteo Bonello, volle utilizzarlo come sede principale di una delle congiure più importanti della storia siciliana, ai danni di Guglielmo I, re di Sicilia, nel 1160. Impunenti, con i soturri di Caccamo Lucasteddu, l'umbra sua manna sopra un ciumi beddu, che scorre in tana valle profumata. Iddu mi parla di passati tempi, di lotti, di contrasti, di festini, di genti bona e di uomini empi, quinto casteddu camparo mischini. Noi lo guardiamo con grande ammirazione, iddu che bitte tante generazioni, e inauguramo ca sempre risplenda di fama, di fortuna e di leggenda. Va tenuto conto che Caccamo era la capitale di uno stato feudale. Che cosa significa? Di un territorio più che altro interno, che con la costa aveva poco a che fare. Ed era uno dei più grandi stati feudali di Sicilia. Tant'è vero che lo hanno posseduto tutti quegli esponenti dell'aristocrazia isolana, che avevano mire politiche sul regno. Risulta emblematica la vicenda in cui proprio il barone Matteo Bonello riuscì a far uccidere dai propri uomini l'ammiraglio del regno di Sicilia, Maione di Bari. Fu solo l'inizio di una violenta rivolta contro il re Guglielmo I, che ebbe il suo apice in una congiura organizzata proprio da Bonello, durante una segretissima riunione, all'interno di quella che ancora oggi viene ricordata come la Sala della Congiura. La crescente ostilità di corte convinse Matteo Bonello a convocare in gran segreto nel castello di Caccamo il conte Ruggero di Martorano, suo cugino Matteo di Santa Lucia, il conte Simone fratellastro del re, il conte Tancredi, che del sovrano era lo zio, ed altri nobili. A costoro espose le novità di corte e come il re fosse ormai ostaggio dei partigiani di Maione. Dunque, dietro giuramento, si strinsero in una congiura e decisero di introdursi nel palazzo reale, di imprigionare il re, di uccidere i partigiani di Maione ed elevare sul trono del regno il piccolo Ruggero, primogenito di re Guglielmo. Ma nel momento decisivo della rivolta, gli uomini ancora fedeli a Guglielmo riuscirono a liberare il proprio sovrano, permettendogli di tornare sul trono. Con un inganno, Guglielmo fece credere a Bonello di avergli concesso il perdono. Fu invece catturato, gli vennero recisi i tendini d'Achille e fu accecato. Morì di fame e di sete, nelle prigioni reali. Questa importante dimora nobiliare, di fatto mai espugnata nella sua storia, fu abitata da numerose famiglie nel corso dei secoli. Dopo i Bonello, ricordiamo i Chiaramonte, che nel XIV secolo aggiunsero un'ulteriore ala abitativa. Gli Amato, che rimasero padroni del castello fino al 1813 e che ingrandirono ulteriormente la struttura abitativa nel 600. O i Despuches, principi di Galati, che vendettero la proprietà alla regione siciliana solo nel 1963. Oggi la gestione degli spazi del grande maniero sono di competenza comunale. Ciò che attrae i visitatori dentro questo castello non sono soltanto gli splendidi panorami, i grandi saloni, i cimeli o i reperti, bensì anche delle voci che riguarderebbero dei fenomeni paranormali che si verificherebbero dentro queste mura.
Come spesso accade, nell'immaginario popolare la figura imponente e austera di un castello medievale può diventare il contesto in cui adattare delle storie che si tramandano per lo più oralmente ancora ai giorni nostri, soggette a una gran quantità di continui adattamenti. Tali storie hanno soprattutto a che fare con presunti tipi di comportamenti tenuti dagli antichi proprietari, se non addirittura per l'appunto con straordinarie esperienze sensoriali. Come tutti i castelli che si rispettano, anche il nostro ha il suo fantasma e le sue leggende. Una di queste sicuramente è la stanza del Trabocchetto, dove si racconta che le persone indesiderate al castello vengono accolte come se fossero degli ospiti d'onore e fatti accomodare all'interno di questa sala, dove c'è una cappella privata all'interno della quale vengono fatti accomodare con una scusa di un rito di ringraziamento. A quel punto è un segnale convenuto, la botola viene aperta e l'indesiderato cade all'interno e se ne perdono le tracce. Un'altra è la storia della suora che racconta la storia del melograno. È una bella signora che compare nelle notti di luna piena, porta un melograno e invoglia a mangiare questo melograno. Chiunque riuscisse nell'impresa di mangiarlo con le mani legate dietro la schiena senza farne cadere un chicco a terra troverà un enorme tesoro, ma nel caso contrario dovrà rimanere a farle compagnia per sempre all'interno del castello. Un'altra è legata a Matteo Bonello, il quale, essendo stato torturato per la vicenda della congiura dei baroni siciliani, fu accecato, gli furono tagliati i tendini. Si racconta che si muove all'interno del castello trascinandosi e facendo sentire questo rumore sordo di catene. La storia sul presunto spirito della suora che apparirebbe nel castello di Caccamo durante le notti di luna piena risulta però l'unica ad avere delle basi quantomeno singolari. Ce ne parla Rosario Ribene, architetto, giornalista e studioso di castelli e fantasmi siciliani. Questo è il luogo della cosiddetta monaca di Caccamo, una vicenda che vede la sovrapposizione di due figure realmente vissute in questo castello, che si identificano con un unico nome, Anna Cabrera. La prima vive dopo la metà del 400, la seconda 100 anni dopo la prima. Entrambe sono esponenti dell'aristocrazia feudale siciliana. La prima, nella seconda metà del 400, viene promessa in sposa e vanta nel suo bagaglio il titolo del feudo di Caccamo, che è uno stato feudale. L'altra, Anna Cabrera, che si sovrappone in questo nostro racconto, una bellissima donna che però la famiglia decide di avviare verso la vita claustrale. Di questa seconda figura, sempre Anna Cabrera, si narrano anche eventi miracolosi. La fusione tra queste due figure femminili realmente vissute che hanno abitato questo castello, esce fuori una terza Anna Cabrera che è la presenza, diciamo così, fantasmatica di questo castello. Una presenza narrata da molti testimoni. Ma è negli antichi granai del castello, le cui sale ospitano oggi il ristorante museo a Castellana, che sembra abbia avuto luogo ai nostri giorni una delle manifestazioni soprannaturali più importanti. È proprio qui, negli antichi granai del castello di Caccamo, adesso utilizzati dal ristorante La Castellana, proprio qui, tra la fine degli anni 80 e i primissimi anni 90, la monaca di Caccamo è protagonista di un evento a dir poco sensazionale. Un bambino di appena 6 anni che aspettava la mamma durante il suo orario di lavoro aveva pensato, come tutti i bambini, di trascorrere un po' di tempo seduto alla sedia di un tavolo del ristorante e inizia a dondolarsi come fanno tutti i bambini. E a un certo punto questo ondeggiare provoca un quasi ribaltamento della sedia. Anziché cadere rovinosamente, la sedia viene bloccata da qualcuno. Il bambino si volta, non c'era nessuno in sala prima di questo momento, e la figura di una monaca blocca questa rotazione.
Questa figura poi si dilegua negli altri ambienti del ristorante. Queste due figure realmente vissute danno vita a un fantasma, a una presenza eterea che è anche benevola. Questo scrigno di pietra è così ricco di tesori materiali e immateriali, è proprio il caso di dirlo. È uno dei meglio conservati di tutta la Sicilia. Si tratta di monumenti che arricchiscono i nostri paesaggi da decine di secoli. Hanno fatto parte della vita di decine di generazioni e di centinaia di migliaia di persone. Quindi oggi stiamo ricevendo effettivamente un'eredità di cui non abbiamo alcun merito. Però avremmo una grave colpa se non riuscissimo a conservare questi inestimabili tesori alle generazioni successive e quindi anche ai nostri figli. Questo, proprio questo, è il respiro del tempo. Grazie per avermi seguito fin qui. A presto. Un caloroso ringraziamento va al ristorante Museo a Castellana per averci consentito di effettuare delle riprese all'interno dei propri locali, impreziositi da cimeli appartenuti a famiglie contadine fino alla metà del secolo scorso e da disegni realizzati a china dall'architetto Rodo Santoro che mostrano momenti quotidiani di vita contadina.